Noi abbiamo fatto le festività natalizie qua a Milano e abbiamo terminato gli spettacoli il 16 febbraio. Poi ci dovevamo spostare, dovevamo andare ad Asti ed è scoppiato questo virus e dal 16 febbraio arrivare a tutt'oggi siamo bloccati qua a Milano per il, diciamo, il Covid-19, il coronavirus. Non eseguiamo spettacoli dal 16 febbraio, siamo completamente fermi. E con noi sono rimaste soltanto le sei tigri e la leonessa. Gli animali stanno bene, sono nati qua con noi e fanno parte della nostra vita. È come un cane, un gatto che uno ha in casa, noi abbiamo i leoni, le tigri, ma noi guai per questi animali, ci vogliamo bene, non è solo un lucro di lavoro che noi abbiamo un affetto con loro. Il supporto per gli animali c'è tramite, come ho detto prima, l'ASL, si sono dati da fare a contattare dei macelli per portarla a casa. Però oltre agli animali ci sono 30 persone, di cui 4 bambini e qualche persona anche un po' più anziana, che nessuno si è occupato di venire a vedere se mangiamo o no. I nostri contratti sono sempre a chiamata, quindi se non lavoriamo non possiamo, non riceviamo nessun compenso. Ho trovato questo posto in una mensa, qua in zona Milano, quindi mi viene pure comodo come posto. E 4 ore al giorno, tutti i giorni, e mi porto a casa la pagnotta. Questo, ho trovato questo. Quando tutto questo finirà, gli spettacoli, i teatri, i cinema saranno l'ultima cosa che apriranno. E poi come riapriranno? Perché noi lavoriamo al chiuso sotto un tendone con le persone, vedere quante persone dobbiamo far entrare, quindi non sappiamo quando ripartiremo, da dove ripartiremo, non sappiamo nulla e siamo un po' giustamente tutti quanti preoccupati. Capito? Sono le stesse preoccupazioni che abbiamo tutti, perché purtroppo il circo è come una comunità, ci confrontiamo tutti i giorni, parliamo, quindi le preoccupazioni, diciamo, sono uguali, quelle mie sono uguali a quelle degli altri, capito?